Ciao ragazzi, sono... No, 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 questa è la intro di Atrix, no. Wow, amici, no, 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 è del Duca questa. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. No, 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 questa è la intro di Blur. Puttana merda, cazzo, ma fanculo, chi cazzo ce ne fotte? No, 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 questa è la intro di Poli. Noi non ne facciamo intro, chi se ne frega, la intro, ma cosa serve? Allora, ragazzi, grazie ragazzi e bentornati sul mio canale. Più bella così, più semplice, più... No, scherzo, saluto quei quattro che ho nominato, sono comunque grandissimi youtuber su Weston. Forse al momento i migliori su piazza, per me bravissimi, complimenti a loro. Ragazzi, sono mancato un po' perché per via di inventario, negozio, lavoro, non sono riuscito a registrare. Ripartiamo subito, intanto attenzione perché tra un po' farò uno speciale per i 100 iscritti, finalmente. Finalmente 100 iscritti, solo, esclusivamente facendo un video a settimana, ogni 10 giorni circa, senza pubblicità, senza niente, solo facendo video siamo arrivati a 100 iscritti. Finalmente facciamo uno speciale che lo sto preparando. Oggi però facciamo un video più semplice, normale, col mazzo che attualmente credo sia il più forte di tutti. Vi parlo proprio del Kazakus Raza Anduin Velen e Babbo Natale. Non metto la lista perché è lunga 6.000 km, visto che gioca tutte carte in monocopia per far funzionare sia la Raza che il Kazakus. Ma vi metto il codice così lo vedete. Comunque, è il classico... Raza Priest, Raza Priest, Raza Acus, chiamatelo come volete, comunque uno tra i mazzi più forti. Al momento, se non ricordo male, se non ricordo male, scusate, se non ricordo male, sono ancora in win streak. Sto giocando molto poco per via di questo inventario, comunque finisco ogni notte, a luna di notte. Eccolo qua, ci siamo. E lo proviamo. Lo proviamo. Mazzo molto 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 forte. Ragazzi, questo è un mazzo veramente forte, forse uno dei pochi dove serve, magari mi sbaglierò, dove serve più skill che culo, diciamo. Anche se ovviamente il culo fa sempre la differenza. Credo sia un mirror match, a meno che lui non sia un big priest. Mirror match, il granchio di Golacca ce lo possiamo infilare. Niente, niente. Direi niente, dobbiamo trovare la Raza. Dobbiamo trovare la Raza. La Raza è quella che ci va a vincere. È inutile. È la carta più forte di questo mazzo, combinata con Anduin, ovviamente. E niente, quando mai. Sicuramente lui l'ha trovata, eh. Però un buon start. Buon start. Vediamo un po' lui cos'è. C'è un Big Priest. C'è anche lui è un Raza Priest. È un morto Priest, non si muove. Ah, ok. Ah, sì? Subito, così. Ok. Questo è un mazzo, come vi ho detto, monocopia, pieno di peschini, minion per pescare, carte per pescare. Molto forte. Molto forte lui. Molto forte lui. Qua siamo un attimino obbligati a fare una giocata un po' strana, però la devo fare per forza. Sto pensando, no, la devo fare. La devo fare. La devo fare. Così la carta va a noi. Ottimo, sono molto contento. Va bene, al momento è un po' da nostra parte. Dobbiamo prendere la Raza. Dobbiamo prendere la Raza. Oh, Madonna, quante ne ha? Ho paura di giocare Radigema perché non ho capito che mazzo gioca. No, la lira no. La lira è forte, ma non adesso. La lira è fortissima questo mazzo. Non adesso. La Raza ci va. Uscendo la Raza, eravamo in un ottimo vantaggio. Dai, dammi la Raza. No.
il fumo, la nocciola. Dobbiamo pescare, dai, dammi la razza. Non ho mai lasciato quello in campo. Cosa ci darà? Un Dragon Priest? No, possibile. Non riesco a capire contro chi siamo. Perché aveva questo? Un Dragon Priest. Dragon Priest, per forza, sicuro. Addirittura. Ma Visione d'Ombra la gioca per forza, dai. Infatti. Lo dobbiamo far fuori questo. Ho paura che giocando questo lui abbia la parola d'ombra. Shadow Horror. Ah no, ma ce lo troviamo di fronte. No, allora va bene. No, 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 non si può fare niente. Forse con questo era meglio schiantarlo qui e pescare almeno una carta. No, ma la 2 l'ha già giocata. La parola d'ombra l'ha già giocata, credo. Però va bene, ovviamente non è in monocopia lui come me, quindi potrebbe avere la seconda. Che spiega. Aggiungerei i miei coglioni. Un rischio del genere, perché? Perché questo rischio? Tentiamo? Perché questo rischio? Questo è inutile da me, inutile. Questo è inutile, facciamo board almeno. Dopo proviamo a giocare la lira con Visione d'ombra, vediamo un po' cosa ci dà. Mi sento lontanissimo dalla telecamera, perché? Porca. Partite di questo mazzo durano 60 anni, ve lo dico già. Va bene, non è un problema. Quello può darci fastidio. Cinque. Quello può darci fastidio. Bene. Sarebbe ottima questa, ma non la posso giocare. Dopo la lila me la fa fuori. Anche questa è l'ultima. No, devo per forza giocare questa. Consumo tutto tu mana di un servitore. Oh, porca! Consumo tutto. No, lui dopo me la fa fuori la lila. Me la fa fuori. Me la fa fuori. Dai, devo buttare anche questa. Serve che la lila mi dia. Ottima questa. Se la lira sopravvive ancora un turno, manco per i coglioni. Stai scherzando? Beh, ho fatto benissimo a giocare tutto quello che potevo per la lira. Ok, quella non è un problema. Lui continua a curarsi sul 30 di vita. Comunque. No, la rasa non. Mi raccomando. Mi raccomando, niente rasa. Io glielo voglio togliere questi due. No, glielo devo togliere. Mi sta dando. Mi urtano. Dopo. Il fatto è che se lui gioca a Velen. No, ma non è.
No, è un ibrido strano questo prete. Tutti noi li troviamo, quelli più strani, assurdi. Tutti noi li troviamo, quelli più strani. Tredici carte non mi è uscito né la Raza, né Kazakus, né Anduin, né Velen. Gesù Cristo. Quello non è un problema. No, magari, guarda, è veramente allucinante. Dai, non è normale però. C'è l'altra statua di Sidiana, sicuro. Dai, non mi è uscito nessuno, assurdo. La statua, per forza si mette. Certo. Non ci crea tantissimi problemi, in realtà. Questa ce la teniamo per quando esce, per quando ci uscirà Anduin, se ci uscirà. Allora, due, quattro. Allora, devo fare per forza così. Dai, lasciami stare il Radiant. Lasciami stare il Radiant, bravissimo. Ottimo. Va benissimo. Lui ha 14 carte e 11, non mi è uscita nessuna da leggendario, non ci credo, solo la Lyria mi è uscita. Non ci credo, nel Kazakus. Dove sono? Quante ne hai di queste statue? Quanta ne ha di queste statue? Madonna. La luce mi ha tradito. Direi di iniziare a fare danni. Cioè, dopo mi esce Velen, come siamo messi? Se dopo mi esce Velen, non abbiamo l'itta, vero? No. Oh Madonna. Grazie. No, ma ti rendi conto che non mi sta uscendo nessuno? Velen, forse Velen ci salva. Velen dovrebbe salvarci. Dai, qua. Ci evitiamo 8 danni che... Forse con Velen vinciamo. Perché abbiamo 2... No, non vince, non vinciamo. È uno strano ibrido. Vinciamo adesso, è finita, vero? Allora. No, ma non è possibile, non ha senso. Non ha proprio senso, non ce la facciamo mai. Ah, ok.
facciamo 10 danni con Velen, no, la razza. 8 e 4, 12, ancora un turno. Fatto è come gli tolgo questo. Come gli tolgo questo adesso? Sono 2, 4, 3, 2, no, non ce la facciamo. Possiamo limitare proprio, limitare un pochettino. No, ci ha preso proprio la sprovvista, veramente la sprovvista ci ha preso. Ecco qua pure. Con Kazakus forse la recuperiamo all'ultimo. Ma sono obbligato, quanto pesa. Tanto è perso. 8, 16, lui c'ha 20 danni. Li fa tutti addosso. Con la razza la vinceremo mai. Mai la vince questa qua con la razza. No, ma è veramente incredibile. Otto, cinque, 13. Un miracolo dove lo stavo tentando di fare, ma no, è impossibile, dai. No, è persa, è persa. Sei carte nel mazzo, non mi è mai uscita la razza, ma ti rendi conto? Vabbè, ma che perra del mazzo è lui? Curami. Va bene, va bene, va bene. È persa, è persa, è persa. È persa. Ci ha preso veramente incredibilmente alla sprovvista questo mazzo che avevamo contro. Capita, capita. Poi se non ci esce la razza, non ci esce la razza. No. Era un amichevole, ecco perché voglio piangere. Voglio piangere, devo piangere. Devo farmi male, devo mangiarmi qualcosa di duro. Questo, un morso a un hard disk devo tirare. No, non è normale. Madonna, era amichevole, non ci credo. È amichevole. Era un amichevole. Mi viene da piangere. Ma era un amichevole veramente. La nebbia. Però bella la razza. Contro chi sono? Paladino. Paladino, stanno girando ancora i palamurlo. Sì, stanno girando. Tenere vele, ma adesso mi appesantisce tantissimo. Tantissimo, mi appesantisce. Ok, la rada per forza, obbligato. Pozione di dragon fuoco. Ma in realtà no, possiamo anche turnilla. Non gioca pirati, se non mi ricordo male, il paladino. Ok. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Non gioca pirati. Quindi è un palamurlock, sì. Non abbiamo counter per i murloc. È chiaro. Questo mazzo
non gioca il granchio contro i muri, ma... quello c'è. Ma quando mai ti metti quelle... Dai, su. Quando mai metti quel segreto? Minchia, c'è pure la leggenda, dai. Ma non puoi mettere quel segreto lì a te a due di mano, dai. Su, su. Scherziamo. Non lo metti. Dico. Se vuoi tenere board, metti allora lo stronzo che è 2-1 che ti protegge. Ma... Ah, vabbè. Va bene, facciamoli perdere un turno. Turno 5 razza tutta la vita. Se lui non mi toglie le... quello è bellissima la cosa. Che bruttissima invece la cosa. Ah, ma non muore nel mio turno, infatti. No, invece sì. No, non glielo posso lasciare. No, non glielo posso mai lasciare quello. Anzi, facciamo così, così mettiamo un pochettino di porte. Quello però non glielo posso mai lasciare. Mi ha fatto perdere un turno. Bravo, mi ha fatto perdere un turno. Ah, sì, sì, guarda. Si sta un po' coprendo, ma... Sarebbe bello. Allora, lui dopo mi trada per forza. Dopo mi trada il Radiant, lo perdiamo il 100%. Volevo tenere un po' le carte per quando mi esce Anduin. Tutte carte a 0, a 1, quando metti Anduin c'è una pistola nucleare. No, lo lasciamo. Non condivido. Non puoi mai non tradarmi. Darmi face, che senso ha? Kazakus. Ti pare? Ok, continuiamo a tenere un po' il campo. Aspetta, non posso. Questo è brutto e pericoloso anche. Questo è molto brutto e pericoloso. Allora. Cinque, sei, che sfiga. No, ma tanto mi salta in aria la razza se uso questo per pulire il campo. Infligge un danno a chiunque. Forse è meglio questo. Mannaggia, brutto pick questo. Allora, possiamo fare così. Ok,
forse ho sbagliato qualcosina, però forse si poteva fare meglio. Vabbè, Tyrion. Ah, ok, ci vuole giocare Tarim. Ah, no. Pure. Anduin ci dà una grossa mano. Anduin ci dà una grossissima mano. Dai, Kazakus. Kazakus. No, non c'è niente questo. Mamma mia, quante risorse che stiamo bruciando, però. Ottimo. La lira è buona. Anche se non abbiamo tantissimo da giocare con la lira. E qua non siamo messi per niente bene. Però c'è il buon Velen. C'è il buon Velen. Ti serve anche. Silenzio, un tuo servitore pesca la carta. Porca troia. Stiamo togliendole qualcosa. Tanto la rasa me la deve tradare per forza. Mamma mia, un'aggressione! Ehi. Niente, Anduin, noi no. Ma credo abbia questa. Kazakus. No, non ci siamo. Non ci siamo, ragazzi. Non ci siamo. Non ci siamo, no. Ci ha pestato le labbra. Ci ha veramente pestato le labbra. Beh, almeno questo sta a testimoniare quanto è forte questo mazzo, che richiede tantissima skill che io non ho, quindi perdiamo. No, in realtà è un mazzo che gira molto sulla rasa e su Anduin. Se non vi esce né la rasa né Anduin, né le due cose non combaciano, è difficile portarla fino alla fine. Comunque vi posso assicurare che è un mazzo veramente, veramente forte. È un po' costoso, anzi un po' troppo costoso, ve lo faccio vedere un attimino. Eccolo qua, e basta. Eccolo qua. Un mazzo molto forte. Molto, molto forte. Infatti abbiamo incontrato un sacerdote prima, Palamarlock adesso, molto, anche un po' troppo agro. Potevamo giocare qualcosa di meglio, boh, non lo so. Top deckando Anduin e si vinceva questa. Lui ha preso di tutto. Comunque niente, dai, il mazzo comunque veramente forte, lo consiglio. È un po' costoso, ripeto, sei leggendarie, epiche, di tutto e di più, è un po' molto costoso. Però ve lo consiglio, mazzo veramente fortissimo. Io vi ringrazio, ragazzi. Dovrei riuscire a fine settimana a fare un video speciale sui 100 iscritti. Vi ringrazio a tutti, io vi saluto. Per il video di merda, perché abbiamo perso tutti e due, ma chi se ne frega, io registro quello che esce, non mi interessa vincere o perdere, l'importante è vedere un po' il mazzo come gira. La verità è che quando ve lo gioca l'avversario, minchia, prende tutto, la razza, Anduin,
Kazaa, non c'è mai uscito Kazaa, ci avete ben visto. Comunque, lasciamo perdere. È per farvi vedere che quando lo farete voi, non riesce niente. Quando lo gioca l'avversario, tutto. Vi ringrazio, ragazzi. Ciao, 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 ciao.